Buongiorno, oggi con voi voglio fare un lavoretto che è molto semplice e mi limiterò semplicemente a farvi vedere come si fa. Praticamente facciamo questi peperoncini, vedete? Questi peperoncini che poi voi metterete dove volete, una tegola, un quadretto o anche semplicemente per abbellimento. Vi farò vedere come si fanno i peperoncini e poi il melograno aperto, questa maniera qui. Vedete? E il melograno normale in questa maniera. Ok? E allora niente, andiamo a iniziare il lavoro. Cosa vi serve? Allora, ci sono modi e modi per fare questi peperoncini. Io li ho fatti in pasta polimerica, ovvio si possono fare anche in creta per poi infornarli, però la pasta polimerica vi consente di avere già il risultato. Diciamo quasi immediato, di conseguenza poi non fate altro che dipingerlo con gli acrilici, con la bomboletta spray come più vi garba e avete già il prodotto finito. Invece la creta sapete bene, bisogna portarla al forno, fare i vari passaggi. Comunque prendiamo la nostra pasta e andiamo ad iniziare. E andiamo a fare il nostro lavoro. Ecco, io ho già una cosa che continuo a dire ed è bene che voi lo facciate, è proteggere il vostro lavoro con una pellicola, perché altrimenti vi si incolla tutto e non riuscireste mai più a estrarlo. E iniziamo a lavorare. Abbiamo preso il nostro panetto. Allora, facciamo il peperoncino. Il peperoncino vi insegno un trucchetto. Allora, praticamente cosa vado a fare? Prendo un pezzettino e vado a fare, diciamo, come si può dire, un salsicciotto. Vediamo un po' di farmi vedere bene, un salsicciotto così, della dimensione, diciamo, della lunghezza che noi poi vogliamo fare il nostro peperoncino. Quindi questo ci garba, va bene così. Ora cosa faccio? Prendo un pezzetto di pasta polimerica, la mia pellicola, vado a inserirmi il pezzettino, copro con la pellicola, poi con un piccolo mattarello non faccio altro che andare a stendermi la mia pasta più o meno della dimensione che ho fatto il mio salsicciotto, diciamo. Allarghiamo un po', ecco, ed è praticamente sufficiente questa cosa qui. Ora prendiamo la nostra pasta, inseriamo dentro il nostro salsiccciotto. In questo movimento andiamo a saldarci i lembi. Io mi aiuto con la spatolina, mi vado a saldare il lembo intorno a questo salsicciotto. Ok, tolgo gli eccessi se ce ne sono. Praticamente ecco qui il nostro, diciamo, peperoncino. Però il peperoncino non è finito qui perché comunque ha una specie di corona, vedete? Ha il picciolo e ha una corona. Quindi mettiamo giù il nostro peperoncino con il pezzettino comunque che ci è avanzato, magari ne prendiamo ancora un pochino. Andiamo a fare una micro pallina. Andiamo ad allargarci un pochino e praticamente andiamo a mettercela su a corona nel nostro pedicello, diciamo, e con la spatola o con le mani, con quello che vi garba, andiamo a rifinirci il nostro lavoro. Piano piano con la spatolina andiamo a creargli la corona del peperoncino. Ecco,
Abbiamo fatto la corona del nostro peperoncino. Ora a questo punto ci serve andare a ingambarci il pedicello, diciamo, il gambo del nostro peperoncino. Quindi prendiamo ancora un pezzettino. Nel frattempo uno stuzzicadenti che dividiamo a metà. Andiamo praticamente a sistemarcelo qui in alto, come ho fatto io, vedete? Così. E poi con un pezzettino di pasta polimerica non facciamo altro che andare a farci un salsicciotto. Che sarà il nostro gambo. Facciamo altro che andarcelo a inserire. In questa maniera, e con la spatolina andiamo a chiuderci il lavoro. Ed ecco qui il nostro peperoncino, vedete? E poi andrete a colorarvelo come volete voi e praticamente diventa questo. Va bene? Abbiamo capito il peperoncino? Bene. Allora, lasciamo giù il peperoncino e andiamo a prenderci il melograno. Ecco qui il melograno e andiamo a lavorare. Prendiamo il nostro pezzo di pasta polimerica. Andiamo a crearci una pallina. Un pezzetto di pasta polimerica sarà grande quanto decidete voi di fare il vostro melograno, ovviamente. Ho preso un pezzettino. Ora a questo punto cosa faccio? Schiaccio un momentino e praticamente nella parte posteriore vado a pizzicare piano piano a crearmi, diciamo, qualcosa che mi consentirà poi di far sì che assomigli moltissimo al melograno, perché qua giù adesso andiamo ad aprircelo a mo' di corona, semplicemente facendo quattro tagliettini, però poi con garbo prendiamo uno, due, tre e quattro. Vedete? Ci facciamo una specie di corona. Ora siamo arrivati a questo punto e prima di arrivare a mettere le foglie, cosa facciamo? Lo lasciamo così questo melograno? O lo vogliamo aperto? Se lo vogliamo aperto, non facciamo altro che andare a fare un piccolo taglietto qui. Apriamo delicatamente con la spatolina. E adesso andiamo a inserirgli i semini. Prendiamo dei pezzettini di pasta polimerica piccoli e andiamo a crearci dei piccoli, praticamente i semini del melograno. Uno, facciamo un pochino, però mi raccomando, piccolini, piccolini, in modo che vi entrino dentro al vostro lavoro che avete appena fatto, vi regolate. Pigiate un pochino con la spatolina e andiamo a completarci, diciamo, questo lavoro. Ok. Ecco qui abbiamo fatto i semini del nostro melograno. Ora andiamo a inserirci le foglie. Le foglie a questo punto io le faccio a mano libera perché non mi sono presa nessuna dima, però se voi non avete la manualità che ho io, non fate altro che andare in giardino dove in casa vostra prendere una foglia e praticamente andrete a lavorarla. Ecco. Andiamo a lavorarci la foglia. Qui.
ti facciamo le venature ed ecco qui praticamente la nostra foglia. Un'altra cosa che vi voglio dire, io sto lavorando adesso senza Vinavil perché comunque è una pasta polimerica che si incolla abbastanza bene, però qualora voi aveste della pasta polimerica un po' diversa dalla mia, usate il Vinavil. Un'altra foglia. Visto che belle cosine che vengono, perché poi questi sono, diciamo, dei complementi che potete tranquillamente adoperare come credete, cioè il melograno è bellissimo anche come bomboniera e quindi non lo so, avete da fare delle bomboniere, che ne so, degli aprifesta, dei ringraziamenti, il melograno è bellissimo, il melograno lo potete fare veramente ed è una bellissima cosa da vedere, gradito sempre a tutti. Eccolo, ora gli facciamo un po' di picciolino. Ed ecco qui, lo andiamo un pochino a girare, da creare veramente un tronchettino e andiamo praticamente a ingambarci il nostro melograno. La spatola è molto utile, se l'avete vi agevola un po' molto la vita. Ecco, ecco qui il melograno, anche questo praticamente poi colorato, prendete spunto dal mio, prendete spunto da dove volete, cioè praticamente il melograno qui ha del rosso e del giallo e un pizzichino di arancione e del verde, cioè per dargli un pochino anche questi colorini un po' così. Quindi questo è il melograno aperto. Ora vogliamo fare questo qui che è tutto aperto e poi ci salutiamo. Bene, come ho detto prima, andiamo a farci questa pallina. A un certo punto la allunghiamo un po'. E qui a questo punto, vedete la pallina, me la vado praticamente a dividere completamente in due, perché questo melograno è veramente spaccato. Ok? L'abbiamo divisa in due, allunghiamo come abbiamo fatto prima, da una parte e dall'altra. Andiamo a farci i taglietti che ho detto prima, due di qui e due di qua, vedete? E ora mi tiro fuori la fogliolina, questo praticamente è il sotto del nostro melograno. Lo andiamo un pochino a stringere da una parte e dall'altra per dargli il garbo proprio che ci piace del melograno. Ok? E ora qui così andiamo a inserire i nostri semini. Prendiamo la nostra pasta polimerica, tagliamo dei piccolissimi pezzettini e li andiamo a inserire. Uno, facciamo un po', quattro, più ne mettete più bello è. Ecco, poi io sto facendo un lavoro un po' velocizzato per via del tutorial, però poi voi a casa vostra che avete più tempo, più ne mettete di semini, più bello è ovviamente. Poi quando l'andrete a colorare, i semini saranno rossi e tutto il resto sarà come abbiamo detto prima. Ecco, ci aiutiamo con la spatolina, ancora qualcheduno. Il nostro melograno aperto che poi dipinto è una bellezza. Ora andiamo a farci le foglie come abbiamo fatto prima. Diamogli il garbo della foglia. Questa la facciamo una foglia curvata. Ecco, vedete? Vado a fare un po' di venature. E la vado a inserire in alto al mio lavoro.
io ho la spatola, quindi mi sto agevolando, voi non l'avete o l'avete, non lo so, fate come più di garba e più riuscite a fare. Ecco, qui una foglia ci può bastare. Andiamo a fare il picciolino. Ecco, a questo punto, se vi piace il mio modo di lavorare, se vi piacciono le mie cose, se vi piace quello che stiamo facendo, iscrivetevi al canale, canale Cose di Tosca, perché come vedete facciamo delle cosine insieme, semplici, e mi sembra di spiegarvele abbastanza bene. Mi sa che riusciamo, diciamo, a essere comprensivi, cioè diciamo che comprendete abbastanza bene quello che dico, perché i passaggi sono veramente questi e non ci sono trucchi, non ci sono inganni, tutto quello che vedete è reale, di conseguenza riuscite veramente poi a fare voi a casa vostra. Ok? Ecco qui il nostro melograno aperto, che poi è praticamente questo. Allora, abbiamo fatto due melograni. Abbiamo fatto un peperoncino, e niente, per oggi penso che possa bastare. Poi alla prossima vi farò vedere come si fa l'aglio, così almeno continuiamo con la frutta di con, diciamo l'orto di casa. E vedete, peperoncini, melograni. Ok? Vi piacciono le mie cose? Continuate a guardarmi. Vi saluto e che sia una buona giornata. Ciao ciao! Ciao!